Maritino ha comprato qualcosa da New Yorker, due paia di jeans, invece a Sofia ho trovato due pigiamini da H&M. Queste sono le tutine che ho acquistato oggi da H&M, di cui vi avevo parlato poco fa, e sono due, una tutta rossa con stampato Minnie, che è davvero graziosissima ed è proprio della Disney. E questa qui bianca con tutte le faccine di Minnie, adesso le ho lavate così immediatamente le asciugo e le metto a Sophie. Queste qui sono taglia 6-9 mesi ragazze, perché davvero H&M veste grandissimo, c'era quella. E queste appunto hanno i piedini, io non ho problemi ad utilizzare questi qui perché poi metto le calze antiscivolo sopra. E sto tranquilla. E poi c'è questa chiusura e apertura appunto in questa maniera qui, che dovrebbe essere comunque comodo per il cambio pannolino. Ragazze, oggi è il 30 novembre e la giornata è cominciata bene perché mi è arrivato questo pacchettino dalla MAC Cosmetics tramite Ottoli e mi hanno mandato questo rossetto della collezione X Factor Red, ed è un rossetto che più rosso non si può, infatti adesso lo spacchettiamo insieme e vi faccio vedere. Ciao ragazze, allora ho provato il rossetto della MAC, guardate che bellissimo colore,
rossissimo, che più rosso non si può, dedicati in collaborazione con X Factor. Comunque, ieri alla fine non ho più registrato perché, ragazze, sono tornata a casa, ma praticamente mi sono messa a fare l'albero. Eravamo io e Sofia quando l'ho aperto e fin lì tutto bene, poi è arrivato mio marito. Vi ho anche registrato il video su quanto appunto ho fatto l'albero di Natale, non so se sarà già online quando uscirà questo vlog o meno. Comunque, eventualmente vi lascio la scheda qui sopra. E mio marito mi teneva lei, fortunatamente, quindi sono riuscita a farlo. E poi non, diciamo che stamattina lei ha dormito fino alle 10 di mattina, non so come mai, stranamente, perché non è assolutamente la Sofia, perché di solito si sveglia prestissimo. E io mi sono pulita tutta casa, sono felicissima di aver fatto anche questo, perché fare l'albero con lei era un mio punto interrogativo. Si ci avvicina, sì, però non, cioè, tocca qualche pallina, però non più di tanto. E nulla, questo appunto è l'albero. Ancora, ragazze, devo mettere le palline tutte in vetro ramato lucido, che ho acquistato appunto su Maison du Monde, di cui appunto vi ho fatto anche il video haul. Questa è la piccola, che si è presa lo Swiffer da sola, sta passando lo Swiffer. Qui c'è il robottino che sta lavorando, si è aperto perché l'ha toccato Sofia. E nulla, ragazze, quindi a breve uscirà questo video sull'albero di Natale e un altro sulle decorazioni di casa. Adesso ho fatto un sondaggio anche su Instagram e vi ho chiesto quale video preferite prima che pubblico, che esca, quindi insomma vediamo cosa mi rispondete, casomai appunto lo pubblico. Abbiamo deciso, io e la mia amica Daniela Gargano, fare un incontro con tutte voi. Infatti questo incontro, ragazze, si terrà al Forum di Palermo alle ore 16, giorno 15 dicembre. Quindi, ragazze, vi aspetto tutte lì, chi è di Palermo e dintorni magari può raggiungerci, così passiamo, ci salutiamo, ci facciamo anche qualche fotina insieme se volete, insomma vediamo un po'. Mi farebbe tanto piacere appunto conoscervi, visto che mi seguite sempre con tantissimo affetto, io vi ringrazio tantissimo. Che c'è? Saluta. Ora facciamo la pappa. Ciao, la pappa. Ora è entrato il mese di dicembre, infatti oggi è il primo dicembre. Vorrei provare a pubblicare un vlog al giorno, perché su YouTube sapete benissimo che a dicembre si usa tantissimo pubblicare un vlog al giorno, in modo da raccontare le nostre giornate appunto per tutto il mese di dicembre. Noi ci siamo appena svegliate, io ce la metterò appunto tutta, ovviamente può capitare che qualche giorno non riesco, perché capite benissimo che con una bimba diciamo che è un po' difficile, ma ce la metterò tutta, ragazze. Niente, noi ci siamo appena svegliate, ovviamente lei si è appena svegliata, sono le 9:20. E lei appunto sta prendendo il latte, io mi sono già lavata, vestita, truccata, ne ho anche approfittato. Che c'è, amore? Ne ho anche approfittato per fare una manicure, visto che devo approfittarne quando lei appunto dorme, e le ho tinte rosse, poi ve le faccio vedere, quindi è Natale, quindi mi ispira tantissimo il rosso. Anche se con lo smalto non lo preferisco molto il rosso, preferisco il semipermanente rosso, però non ho tempo per adesso di fare il semipermanente, poi mi è finito anche il gel base, lo devo andare a comprare, e quindi insomma, e ho fatto lo smalto, però vi stavo dicendo che appunto
non mi piace tanto lo smalto rosso perché avendo i mobili chiari praticamente a volte trovo dei segnali rossi nei mobili, quindi odio questa cosa qui, non so se anche a voi succede, infatti con lo smalto cerco sempre di tingerli nude oppure comunque un colore che non rimanga sui mobili. Però questa cosa qui devo dire che mi capita specialmente con lo smalto rosso. Comunque, adesso vorrei anche cambiare il piumone, adesso noi dobbiamo anche scendere, vado da mia mamma oggi. Trascorriamo una giornata lì, poi di sera saliamo, non so se Ilenia stasera si corica qui da me, non lo so. Niente, adesso appena lei finisce pulisco lei, pulisco il bagno. E poi passo l'aspirapolvere in casa, cambio appunto questo piumone e poi scendiamo. Ci organizziamo per scendere perché ieri ho fatto tantissime cose in casa, tra cui due lavate perché ieri c'era un sole pazzesco, però nonostante il sole diciamo che alcuni panni non si sono completamente asciugati. E infatti ho lo stendino dentro perché fuori piove, odio mettere lo stendino dentro. Qualcuno di voi su Instagram mi ha consigliato di comprare l'asciugatrice, lo so ragazze, la vorrei anch'io, però il problema è che non so completamente dove metterla, perché in balcone si guasterebbe, perché a quanto ho capito alle basse temperature è un po' incerta la cosa della durata dell'asciugatrice. E poi nel camerino, nel ripostiglio, ho tutti gli scaffali e devo assolutamente tenerli, non posso toglierli perché altrimenti la roba che c'è nel ripostiglio non saprei dove assolutamente metterla. Purtroppo non abbiamo una casa gigantesca, la casa è quella che è, e quindi dobbiamo adattarci anche agli spazi. Pazienza, per adesso farò così, poi in futuro magari troveremo anche una soluzione, non lo so, ma momentaneamente non ho idea di dove appunto mettere questa asciugatrice, anche perché la lavatrice ce l'ho ad incasso in cucina, quindi non è che la metterei sopra la lavatrice, perché proprio non so dove metterla, quindi niente, per adesso così. Allora, Sofia ha finito di mangiare. Eccola qui. E niente ragazzi, io adesso mi alzo così mi sbrigo, vado a fare colazione anch'io perché ancora non ho fatto colazione, ho preso solamente il caffè, poi mi sono andata a sbrigare prima che lei si svegliava e adesso vado a fare colazione anch'io, prenderò un po' di latte e non so, qualche biscotto, ora vediamo. Amore, ieri siamo state tutto il giorno in casa, quindi oggi faccio uscire un po' così si svaga un pochettino. Anzi, ieri sono venuti mia mamma, mia nonna e mio padre, stati insieme ieri sera, quindi lei si è anche divertita parecchio perché con loro gioca tantissimo e lei li adora. E poi però mio papà e mio marito sono andati a giocare a calcetto e noi donne siamo rimaste insieme. Insomma, io adoro queste serate con i miei amori, dico, perché mia mamma è la mia vita, mia nonna è la seconda mamma, quindi insomma mancava mia sorella, vero? Mancava la zia Elenia, ma stasera sicuramente Elenia si coricherà qui, quindi niente, ci vediamo dopo ragazze, così mi sbrigo, altrimenti non finisco più di parlare. Allora, siamo a casa con la zia. Stasera la zia dorme qui
Infatti le ho messo il piumone pesante in cameretta, gli ho messo questo qui. Ecco, Sofia sta giocando. Adesso ragazze, io vi saluto, vi saluta anche Ilenia. Ciao! E nulla, speriamo vada tutto bene perché Sofia ha avuto una piccola reazione dal vaccino che ha fatto qualche giorno fa, perché ha fatto quello della rosolia, della varicella, insomma, tutti questo vaccino qui, e mi avevano detto che poteva avere la reazione dopo 7-15 giorni. E infatti adesso ha un pochino di febbre e qualche bollicina di varicella, speriamo bene. Quindi vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!